Ciao amiche e amici della vostra Gatta Luna, eccomi qui. Allora, oggi vi volevo parlare di una skincare per pigri o pigre. Ne parla oggi sul suo blog anche il team di Clio Makeup. Casomai vi rimando vi metto il link all'articolo se vi può interessare approfondire. L'articolo è molto più approfondito, parla di tanti prodotti, eccetera, eccetera. Poi, come al solito, ci sono i link se volete addirittura anche comprarveli. Nel mio caso, naturalmente, niente di tutto ciò. Semplicemente vi faccio vedere come io faccio la skincare quando ho, perché ho anch'io momenti. Mi piace fare skincare, mi piace anche struccarmi, è una cosa che trovo piacevole, a meno che io sia stanca, come tutte le persone umane. Nel momento in cui sei stanco, vedete le macchie qui vanno benissimo, qui diciamo che sono sotto controllo, non stanno aumentando. Allora, benissimo. Poi il cappello solare, vabbè, sapete tutto. Allora, la skincare per i pigri e le pigre, e i pigru. Bon, il viso l'ho lavato con io di solito faccio la doppia detersione, cioè faccio prima una soluzione oleosa, che in questo caso avevo su anche l'SPF, vengo dalla spiaggia, ho fatto la doccia proprio adesso. E poi con una soluzione schiumogena, che perché la logica è il trucco viene più facilmente tolto da una sostanza oleosa, perché il trucco spesso ha una componente oleosa, il fondotinta, eccetera, eccetera. Quindi olio con olio e li sciacqui. Dopodiché quella schiumogena elimina l'elemento oleoso. Ma se avete fretta, ci sono delle soluzioni schiumogene che sono anche struccanti. Certo, non dovete avere un trucco pesante, ma io avevo semplicemente un po' di, come si dice, crema solare che è colorata e quindi va tirata via come fosse un leggero fondotinta. A proposito di questo, una di voi mi ha scritto, uno di voi, non ricordo, mi ha dato un consiglio veramente importante. Quando usate un solare colorato, che quindi praticamente come un leggero fondotinta con SPF, tutto quanto, tutto quello che volete, tipo quello che io sto usando qui di Relastil, niente, un solare, l'avete visto mille volte nei miei trucchi e strucchi, è ovvio che voi lo metterete in strato sottile, se no viene un pastone. E come si fa? Perché praticamente è un fondotinta leggero, cioè leggero con coprenza leggera, ma la consistenza è proprio di un fondotinta cremoso. E allora come si fa? Questa cosa va un po' a cozzare col fatto che la crema solare va messa bella abbondante. Allora lei, questa persona, lui consiglia una cosa interessante, secondo me, semplice e interessante. Prima si mette un solare normale con la protezione alta, quella che siamo abituati a usare, e lo mettete abbondante. Poi mettete il solare con la protezione, tanto quello ne basta pochino. Ottima idea, la trovo geniale. Ora vediamo come fare questa skincare per pigri, pigre. Una crema contorno occhi. Allora, abbiamo lavato il viso. Potremmo mettere un tonico? Si può anche non fare. Sì, potremmo mettere un essence. È uno step che si può saltare. E se no, facciamo tutto e non è più per pigri. Contorno occhi. Lasciamo perdere prima siero, poi crema. Questo è alla caffeina di Inkey List. Sono 15 millilitri, ne mettiamo ovviamente. Questo non si può mettere, non va messo sulle palpebre, attenzione. Quindi mettiamo un po' qui. Sì, me lo sono cacciato a coprire l'occhio. Andiamo via. E se va nell'occhio, beh, potrebbe bruciare. Io faccio anche qui per combattere nei limiti del possibile un ulteriore crollo della palpebra. Ok, boom. E questo è il contorno occhi. Poi io metto un siero, può essere un siero alla vitamina C o quello che volete.
Io uso questo qui di Caudalie. Allora, con la pipetta bella vuota si schiaccia, si immerge, si molla, così la riempite. Questo l'ha spiegato Silvia Saidori su un video spassosissimo, perché dice io no, non lo facevo, cercavo di pompare il coro e non ci riuscivo. Vabbè, ok, e questo è il nostro siero. Poi potete mettere 6 giorno una crema da giorno, tipo questa Caudalie che si può usare sotto il trucco perché è mattificante. Se sera potete usare qualcosa, magari questo non è che sia grassa assolutamente, ma non è mattificante, anzi è piuttosto illuminante, che è la crema viso idratante My Age But Better di Clio Makeup. Insomma, come volete. Adesso io uso questa mattificante, tanto dopo, adesso è tardo pomeriggio, poi adesso magari mi truccherò un po' leggermente. Quindi mettiamo un po' di crema mattificante. Ecco qua, e voilà. Chiudiamo. E poi metto un burro di cacao. Questo può essere sia del giorno che da sera. Ed è di base. È ovvio che se andate in spiaggia dovete mettere anche la protezione solare, che dovrete mettere anche di giorno. Questa che io ho fatto è una skincare veloce, ma se non avete da uscire, se dovete uscire, ci vuole sempre la protezione solare. Ricordate, se state in casa, io a volte lo metto anche in casa, perché? Perché magari succede che devo uscire e non l'avevo programmato. Va bene, per sicurezza io la metterei sempre, fossi in voi. Questa è la skincare di base, fatta, veloce, piacevole, la pelle bella idratata e ci avete messo pochi minuti. Skincare per pigri, pigre, pigru, contorno occhi, siero viso, crema viso, più mattificante oppure illuminante, e un burro di cacao. Ricordate poi anche spray la protezione solare, che io adesso non metto perché è sera, ma se fosse giorno la metterei.